essere un gruppo di artisti alpini con il sottofondo di Baraba Blues. Ci troviamo qui al Castello Macedone di Grottolella per la mostra pittorica di Giovanni Spiniello, del maestro Giovanni Spiniello, una vera e propria istituzione qui a Grottolella, ma non solo. Potete vedere le varie opere che circondano un poco l'ingresso, per meglio dire l'atrio del castello. Ovviamente tante icone, tante immagini che possono voler significare tutto e il contrario di tutto. Questi sono i famosi totem che più volte abbiamo riscontrato nei suoi percorsi al centro storico di Avellino, quello che potrebbe essere definito il famoso medaglione pieno di colori, di materia. E qui ripercorriamo un po' la carriera di Giovanni Spiniello, che abbiamo, come dicevamo prima, avuto modo di vedere al centro della storia di Avellino, nella sua bottega longeva che dura da parecchi anni, che speriamo durerà ancora tanto. Di recente ha avuto anche una mostra a Milano, quindi un curriculum di tutto rispetto quello di Giovanni Spiniello. Ricordiamo il titolo La terra è stanca. È stato presente anche a giugno di quest'anno, nel 2019, a Matera, che ricordiamo che quest'anno è la capitale europea della cultura, appunto per il 2019, e vediamo un po' queste varie opere. E allora ancora un doveroso grazie a maestro Giovanni Spiniello e buonasera dal gruppo di artisti alpini sulla base, con la colonna sonora sullo sfondo, dei Baraba Blues, con il figlio Virginiano Spiniello alla voce, Tony Maffeo alla chitarra e tante altre sorprese ancora.